Cari ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Wasteland. Quest'oggi riprendiamo quella che nel frattempo è stata ribattezzata Mario Challenge. Che cos'è la Mario Challenge? L'ho già raccontato nella puntata precedente di Wasteland. È un ciclo di puntate che dedicheremo a Super Mario Bros. E come mai abbiamo deciso di dedicare questa serie di puntate a Super Mario Bros? Perché abbiamo ricevuto da qualche giorno in redazione, abbiamo ricevuto un eufemismo per dire che l'abbiamo comprata, ragazzi, la Nintendo non ci ha regalato assolutamente niente e non lo stiamo facendo per loro. Comunque abbiamo ricevuto questa nuova mini console che è la Nintendo Classic Mini, che è una piccola replica del Nintendo NES, la console storica direttamente dagli anni 80 della Nintendo, su cui sono precaricate una serie di giochi appunto della Nintendo, come state vedendo. E niente, abbiamo deciso di dedicare un ciclo di puntate, anche incoraggiati da alcuni amici, in particolare da un amico che lo ringrazio per avermi cacciato in questa situazione, che è Leonardo Boccuzzi. Ciao Leonardo. Abbiamo deciso di dedicare un ciclo di puntate a Super Mario Bros. In più, per aggiungere un po' di difficoltà alla cosa, abbiamo deciso di fare questa Mario Challenge. E cioè, quali sono le regole della Mario Challenge? Allora, ogni giorno, quasi tutti i giorni, diciamo, cercherò di registrare per voi una puntata. In ogni puntata devo cercare di superare almeno un livello, di avanzare almeno di un livello rispetto alla puntata precedente. Ovviamente se ci riesco, perché il gioco più andremo avanti più sarà difficile, e già ieri nella prima puntata, insomma, chi l'ha vista saprà che non è stata semplice. Se riesco farò almeno un livello a puntata. In ogni caso le puntate cercherò di non farle più lunghe di 10 minuti, cerchiamo di rimanere all'interno dello standard dei 10 minuti, e soprattutto l'obiettivo è quello di completare il gioco entro la fine dell'anno, entro la fine del 2016. Ci sarà un premio per questo? Non ci avevamo pensato all'inizio, in realtà sì. Ci sarà un premio, ma lo scoprirete di che premio si tratta solo guardando le prossime puntate, perché siamo cattivi. E poi un'altra cosa, sempre Leonardo mi ha detto, ma ci sono delle regole, cioè puoi utilizzare i trucchi del gioco, perché nel gioco ci sono dei trucchi. All'inizio la risposta era stata un no netto, diciamo, poi abbiamo un po' mitigato la situazione, diciamo sì e no, nel senso che posso utilizzare i trucchi che ricordo. Non posso andarmene a cercare altri, né tantomeno, diciamo, posso anche, quando mi imbatterò in alcune situazioni che naturalmente mi regaleranno dei trucchi, beh, ok, diciamo, non posso andarli a cercare coscientemente. Direi sì, ma è una regola troppo generica. Ragazzi, facciamo il possibile. Allora, iniziamo con Super Mario Bros. Quindi, ci eravamo lasciati nel mondo numero 2 e ricominciamo dal mondo 1-2, oddio, sbaglio sempre la dicitura, il funghetto l'abbiamo recuperato. Ok, andiamo avanti. Ora, quindi l'obiettivo è quello di passare dall'1.2 all'1.3, almeno oggi. E se ci riesco di finire l'1.3. Allora, nella prima puntata mi ero ricordato di un trucchetto. Ah, innanzitutto qua c'era la stella, l'avevamo trovata l'altra volta. Eccola qua. A me, stellina. Il trucchetto era salire sul soffitto, quello che vedete la fila di mattoni là in alto. Allora, c'ero riuscito l'altra volta, cerchiamo di riuscirci anche stavolta. Allora, facevo così, rompevo lì. Ole, ce la dovrei fare? Speriamo, perché... Ole, eccoci qua. L'altra volta ero caduto miseramente nel vuoto, stavolta speriamo di fare meglio. Ole, e qua ce l'abbiamo fatta. Mo' devo cercare di prendere l'ascensore. Ok, e siamo andati già avanti, ragazzi, eh? Però siamo ancora nell'1-2, ok. Oh, l'abbiamo finito, grandi! E il primo è andato, yeah! Ok, ragazzi, nel frattempo vi ricordo che... anche questo mese, novembre, riprendiamo con i giveaway di Atlantis. E cioè, vale a dire che se vi iscrivete sul nostro canale YouTube, wow, siamo all'1-3, eh? Se vi iscrivete al nostro canale YouTube entro fine mese, avrete la possibilità di vincere l'ambito premio, e cioè... io là sotto non ci vado perché ho paurissima. Aspettiamo i funghetti. Un Todd, due Todd, ok. L'ambito premio che sarebbe... eccoci qua.
ci metto mezz'ora a dirlo, una copia in Blu-ray di Inglourious Basterds, Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, per cui andate a iscrivervi prontamente. Eccolo qua il fiorellino. Ta-ta-ta-ta. Tra l'altro io sto giocando, non so per quale motivo, senza musica, ora me la metto perché... Ok. Voi la sentivate perché io sto registrando in una modalità diversa. E infatti sono morto, lo sapevo, questa la sapevo che morivo. Va bene ragazzi, ce la posso fare, ce la posso fare. Allora. Come ci arrivo là sopra da Mario Piccolo? Salta alto anche lui? Ok. Alright. Ah, quindi mi ha fatto ricominciare da qua, dove ero morto. Buono. Mamma mia, ragazzi. Non so come ho fatto. Non so veramente come ho fatto. E mo qua? Questa è tostissima. Mamma mia, ragazzi, epica. No! No, morire di tartaruga no. Va bene. Mamma mia. Ma questa è l'ultima vita, eh? Oh, cribbio. Alright. Aspettiamo che se ne va la tartaruga. Mamma mia, ragazzi. Ok. Tartaruga, vai a fallippa. No, io là sotto non ci vado perché non voglio rischiare la morte. Mamma mia, ragazzi. Non mi dite. Non mi dite. Mitico, abbiamo finito anche il terzo. Grandi. Vabbè, a questo punto ci proviamo. Ci proviamo a fare anche il quarto, così finiamo il primo mondo. Perché ogni mondo è diviso in 4 livelli, ragazzi. Nel frattempo me la so studiata, eh. Quindi per un totale di... Questo cos'è? Così, roba. Questa la vedo durissima. Sicuramente là c'era un fungo o qualcos'altro, ma non voglio morire facile. Da quello che ho letto... Che mi sono andato un po' a documentare, soprattutto per... mamma mia! Epico! Ma che ho già trovato il mostro? Vabbè, tanto sono piccolo, non mi piglia, eh? Mitico! Ma che abbiamo finito il primo mondo? No, grande! Abbiamo salvato il mitico Todd! Ma la nostra principessa è in un altro castello e mi hanno fatto il trappolotto. Va bene ragazzi, allora io metto pausa. Direi che questa seconda puntata la chiudiamo qua. Ce l'abbiamo fatta, siamo avanzati di 2 livelli. Eravamo all'1.2, ora siamo al 2.1. Attenzione. Va bene, ok, io ora salverò. E nella prossima puntata riprenderemo da qui come è previsto dal nostro regolamento. Io sono il vostro Max Pietricola, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Wasteland con la Mario Challenge. Ciao ragazzi!